spero di dire le cose giuste in tempi strettissimi. Intanto delle cose molto semplici, molto brevemente. In questa fase o abbiamo questo coraggio oppure veniamo schiacciati. Anzi, aggiungerei forza e coraggio, come diceva la mia mamma. Coraggio è stata la prima cosa che ho pensato quando abbiamo cominciato subito dopo la delibera del Comune di Roma a ipotizzare di contrastare, di contraddire, di costruire qualcos'altro rispetto alla alienazione e valorizzazione delle 15 caserme che a Roma Alemanno vorrebbe vendere, partendo, come dire, da presupposti che non sono proprio di Alemanno, ma che vengono, insomma, da altri governi di centrosinistra e da altre modalità che pure appartenevano al centrosinistra. Cioè, voi avete presente il mondo militare, è qualcosa di chiuso, qualcosa di difficile da penetrare, qualcosa di che non si conosce nemmeno. No, non si conosce nemmeno. Quello che conosciamo è che c'è 1,5 milioni di metri cubi da costruire, che ci sono qualcosa come 98 ettari da occupare e via dicendo. Ci siamo detti coraggio, perché su questo problema bisogna scommettere la città. E abbiamo avuto ragione, perché c'è stata la sensibilità dei cittadini, perché da uno o due comitati si è costruito un comitato cittadino, fatto di 9 comitati. Perché dalle caserme vengono degli esempi eccellenti e da forme appunto di gestione di quei territori. Pensate semplicemente a Forte Prenestino, sono dall'83 che vive, e non è una cosa semplice gestire, anche in termini economici, una roba di quel genere. Pensate a Porto Fluviale, dove c'è stata una autogestione, un autorecupero, e 100 famiglie con bambini e via dicendo vivono e sono integrati nel quartiere e danno, come dire, una speranza e un coraggio. Ma abbiamo avuto ragione in quel coraggio, perché poi oggi assistiamo, comprendo il segnale e tento di finire rapidamente, oggi abbiamo il caldo, oggi vediamo come accanto appunto a quei milioni di metri cubi ci sono altri 22 milioni di metri cubi, l'agro romano che viene appunto occupato con nei suoi in almeno 2500 ettari, più precisamente sarebbero 2400 ettari, che tentano di essere occupati con il cosiddetto housing sociale. Allora, tento di finire molto rapidamente. Abbiamo però un'urgenza, abbiamo l'urgenza che ci viene dallo strutturarsi di un modello che ormai ha reso Roma invivibile per come città, come metropoli, come capitale, e dove la fatica dei cittadini rischia di diventare drammatica in questa fase. A questo, appunto, a questa strutturazione si associa anche tutta una serie di questioni che sono appunto le questioni della crisi economica, con tutto quello che significa di pericoloso, e allora fiscal compact, e allora i vincoli, e allora tutto quello che appunto ci viene raccontato. È evidente che ci dobbiamo fare i conti, ho finito un minuto, che ci dobbiamo fare i conti, ma è evidente che noi abbiamo davanti a noi l'obiettivo di un altro modello rispetto al quale questa crisi non ha valore. Citavo prima Porto Fluviale, citavo prima Forte Prenestino, ma insomma abbiamo la possibilità oggi con questo nuovo percorso della politica, con questo laboratorio della città, abbiamo la possibilità di mettere insieme dei pezzi. Non ci sono né gli strumenti, hanno ragione gli amici e i compagni, non c'è, come dire, il disegno completo. Abbiamo, è come quando compriamo un puzzle. C'è la figura, ci piace la figura, poi abbiamo davanti tutta una serie di pezzetti, però vi dico, la mia sensazione è che ce la possiamo fare. Guardate, hanno sospeso, poi vabbè, è arrivato Monti, ha detto sì, dobbiamo valorizzare, vendere tutto quanto, dal Colosseo alle caserme. Non sono riusciti in 2 anni a fare un piano di valorizzazione. Chiedetelo ai 9 comitati
per l'uso pubblico delle caserme sanno perfettamente che cosa fare di quelle caserme, perché sanno perfettamente loro quali sono i bisogni. Poi d'accordissimo, non si può, dobbiamo discutere di tante altre cose. Vanno bene i 9 punti, bisognerà associare ai 9 punti anche tutta una serie di elementi, capire come trasformare appunto il regolamento del Comune di Roma in un regolamento che consenta democrazia diversa, che consenta ai municipi appunto di essere determinanti sul proprio territorio e non semplicemente consultivi su tutta una serie di cose. Ma abbiamo la possibilità, come dire, di costruire la riconversione ecologica, Maurizio Melandri, abbiamo la possibilità di, cioè davvero ci sono, e ho finito davvero, ci sono i pezzi del puzzle ed è un bel puzzle, compagni. Io mi chiamo Manica Pasquino e volevo oggi raccontarvi qui di un'esperienza e di un interesse, di interlocuzione al confronto con il laboratorio che sta qui partendo da parte del Quinto Stato, che è una rete, una piattaforma operativa di lavoratori e lavoratrici della cultura, dello spettacolo, della formazione, che mette insieme diverse realtà che provano a creare nuove forme di democrazia e che provano a diventare istituzioni, spazi che non sono né pubblici né privati, ma che sono spazi di autogoverno, come il Teatro Valle, come Macao a Milano, come altre esperienze a Napoli e a Palermo. Abbiamo scritto un appello contro il DDL Fornero, la riforma del mercato del lavoro, sottoscritto da in poco tempo da più di 100 associazioni e da più di 1000 persone. E di lavoro vogliamo parlare, di lavoro, di welfare, di diritto al futuro e di diritti alla maternità, la paternità per le nuove generazioni. Le nuove generazioni intendo un ventaglio ampio che va dai ventenni, dai trentenni, ai quarantenni. Lavoriamo e uno dei nodi su cui lavoriamo e nel quale stiamo cercando di investire è quello del co-working, perché pensiamo che uno sviluppo, una nuova idea di sviluppo locale non possa prescindere dalla creazione di una connessione virtuosa tra le realtà produttive, le realtà più creative e che appunto appartengono al mondo della cultura e dell'informazione. Attraverso appunto il co-working e una nuova idea di sviluppo, attraverso forme di nuovo mutualismo e quindi per dare spazio a pratiche alternative in materia fiscale e previdenziale, e attraverso un altro passaggio che appunto ci ha portato anche a invitare Paolo poco tempo fa proprio a un'assemblea pubblica che abbiamo fatto qui, e cioè la questione della riappropriazione degli spazi pubblici. Vogliamo appunto lanciare anche noi una coalizione, la necessità di una coalizione sociale. Appunto il 4 giugno abbiamo fatto qui un'assemblea pubblica dal titolo Una coalizione per ripensare il futuro degli spazi pubblici a Roma, e l'abbiamo fatto usando i nostri strumenti, cioè quindi sia quelli appunto della convocazione del lavoro che sta dietro un'assemblea, ma anche quelli dei video, perché appunto molti di noi lavorano nel campo della comunicazione, video inchieste, interviste, e siamo andati in giro per la città e abbiamo cercato di coinvolgere Elio e il Comitato delle Caserme, ma anche realtà molto diverse. Quello che ci è sembrato è che spesso appunto ci sono associazioni, ci sono generazioni che lottano, che non si parlano. Abbiamo provato appunto a fare questa assemblea ci ha dato molto coraggio, perché appunto abbiamo visto insieme persone molto diverse, anche appartenenti a culture politiche diverse, oltre che ad età diverse. E a partire appunto da questa bella esperienza abbiamo pensato di scrivere insieme un manifesto per appunto la riappropriazione degli spazi pubblici, un manifesto che raccontasse un'altra idea di città. E stiamo provando a farlo. Il 19 luglio lo presenteremo in bozza, quindi una versione provvisoria, al Teatro Valle, il 19 luglio, e poi appunto a settembre nella sua versione definitiva attraverso una conferenza stampa. Vi invitiamo a partecipare sia attraverso
appunto la partecipazione del 19 luglio, ma anche attraverso appunto il nostro sito e cercate di contattarci, perché vogliamo appunto che dentro questo manifesto si parlino tutte le realtà che appunto hanno il sito ilquintostato.it. Appunto stavamo qui con Davide e ci dicevamo, ci sono ancora tantissime realtà e associazioni che non conosciamo e che non abbiamo avuto modo di contattare, e invece vogliamo appunto aprire una discussione che sia il più possibile condivisa. E questo perché, diciamo, con lo spirito di provare a spostare la titolarità della politica e provare a riprenderci la politica e farlo attraverso cercando di mettere un argine e cercando di porre un freno e un'opposizione che sia costruttiva, che sia plurale e condivisa di fronte alla una rappresentanza politica che vediamo chiusa nei cortini. Allora mi sento di dire che sono molto contenta oggi di questo incontro e del laboratorio, perché mi sembra che sia un'idea positiva che possa creare sì uno spazio pubblico di confronto su Roma, sui progetti per Roma, su quali idee di città, e farlo in modo condiviso e pubblico è un modo per appunto non dare questa discussione, non far crescere questa discussione solamente nelle stanze di alcuni notabili. E ci sembra appunto, ripeto, che questo possa accadere solamente se ci assumiamo la fatica insieme, la responsabilità del dialogo, della traduzione di linguaggi e pratiche che spesso sono diverse, e la fatica e la responsabilità della contaminazione. E lo dico, guardate, soprattutto non, anche a partire da me, che appunto rischio altrimenti una schizofrenia, perché appunto partecipo ai lavori del Quinto Stato, perché sono responsabile di un circolo di sinistra ecologia a Roma, perché faccio parte di un collettivo che si chiama Riprendiamoci la Politica, perché faccio parte di un comitato che è appunto quello delle caserme di Burtina. Quindi vi chiedo, per favore, cerchiamo di stare uniti, sia per non far diventare né schizofrenica, sia per provare a fare un lavoro. Da stamattina, dalle 9:30, 200 persone si sono incontrate in una sauna politica. Se questa è antipolitica, perché di voci critiche se ne sono sentite tante, se questa è antipolitica, io mi auguro che la sauna venga frequentata da 35 milioni di italiani che vanno a votare, perché questa è una sauna veramente benefica ed è il segno che la cosiddetta antipolitica non esiste se non giudicata tale dalla politica dominante. E siccome la politica dominante è una politica che porta nel ventre suo il tarlo roditore della democrazia e della politica stessa, che tutto quello che al di fuori viene definito antipolitica è un titolo di onore. Io potrei dire viva l'antipolitica, se questa è l'antipolitica. Paolo all'inizio accennava un po' alla storia di questo documento. È stata una storia molto faticosa, guardate, perché è nata dalla ripressione e dall'esperienza di due gruppi che si ignoravano. Uno era di origine accademica all'università e l'altro era di origine proletaria, le baracche della Pelotto Felice. Far incontrare questi due mondi non è stato difficile, perché ambe due concludevano con le stesse osservazioni sulla città, ma intendersi non è stato facile,
È stato un cammino faticosissimo per arrivare a questo documento che hanno scritto Antonio e Paolo. Tanto che cammin facendo non poche persone non hanno inteso continuare il percorso iniziale. Eppure nel documento per continuare a non tacere c'era scritto chiaramente, chiedendo al sindaco della città, che bisognava aprire un cantiere per mettere a fuoco lo sviluppo e il futuro di questa città. E lo si ripeteva per due o tre volte nel documento: apriamo un cantiere. L'abbiamo aperto noi il cantiere, perché la persona che doveva aprirlo, quale sindaco della città, si rifiutò di farlo, esplicitamente si rifiutò. E la nostra coscienza di cominciare a tracciare un percorso nasceva proprio da questo rifiuto, con queste persone che appartengono a questo sistema partitico non c'è nulla da fare. E da qui cominciò la riflessione per un nuovo percorso della politica, dove ci preoccupavamo di scrivere la parola politica con la P maiuscola, per distinguerci dalla politicienne, che si può scrivere benissimo con la P minuscola. E cominciò un lavoro, un nuovo percorso della politica, che poi pian piano, cammin facendo, dicevamo noi di aggiungere al nuovo percorso anche il nuovo alternativo. Quindi avevamo due scopi: tracciare le linee della novità e tracciare le linee dell'alternativa. Perché le linee della novità? In che cosa consiste la novità che noi indicavamo? La novità consiste, o almeno ha le sue radici, in un disastro che in questi anni si è compiuto di un patrimonio accumulato dai movimenti che hanno tratto dal popolo e dalle fasce più emarginate del popolo la loro forza. Da queste radici si era tratto un patrimonio di speranze, di lotte, di riflessioni, di analisi anche teoriche di enorme portata. A un certo punto si è deciso di spezzare questa ricerca, questo patrimonio, di metterlo sulla bancarella e indirizzarsi altrove. Noi abbiamo voluto riprendere le mosse da questo patrimonio e ricollegare il filo rosso che lo univa al nuovo che bisognava tracciare, riprendere il filo rosso caduto. In che cosa si manifestava questa perdita e questa catastrofe patrimoniale? Bisognava ridefinire le politiche sociali. Guardate che oggi questo è il nostro problema del nuovo: ridefinire le politiche sociali. Perché il terreno che le sosteneva non è un terreno che si è ridotto a pochi metri quadrati, è un terreno che si è dilatato enormemente. E parlo delle fasce della sofferenza, del disagio sociale, che concerne il lavoro, il precariato, il non lavoro,
concerne il mondo dell'invecchiamento della società italiana e della società occidentale. Parlo dei migranti, un fenomeno ormai che sta determinando il corso della storia dell'Occidente intero. E allora bisognava riprendere il filo delle politiche sociali. E non è che a riguardo siamo tutti d'accordo. Siamo d'accordo sulla parola generica, riprendiamo le politiche sociali, ma poi nel particolare bisogna mettere in bilancio che le politiche sociali in questi anni sono state demandate e gestite dal privato. Il pubblico non ha più nessuna voce in capitolo se non quella di elargizione di un fiume di denaro che non viene controllato. Riprendere in mano una cosa del genere non è un'operazione che si fa in un mese o in un anno, perché bisogna considerare tutte le conseguenze che si potrebbero avere nella società di una proposta innovativa delle politiche sociali. E così potrei parlare delle politiche culturali. Perché se la nostra crisi ha le sue radici anche nella cultura, anzi soprattutto nella cultura, nella incapacità cioè di percepire gli effetti che viviamo e che ci fanno alle volte intristire, ci fanno alle volte preoccupare, bisognava la cultura, è quello strumento che mi permette di scoprire le cause che hanno determinato quegli effetti disastrosi. E quindi di non concentrarmi tanto e solamente sugli effetti, come oggi si fa e si è fatto anche in altri tempi, ma di incidere sulle cause che l'hanno prodotto quell'effetto. Questo significa completamente rovesciare le politiche culturali che si sono affermate e intelligentemente affermate anche con le giunte del centro-sinistra, dove si è abbondati in una offerta culturale, ma la promozione culturale non c'è stata. Eppure le periferie, soprattutto quelle che mi preoccupano, quando dico periferia non intendo tanto riferirmi a un'espressione geografica quanto a una condizione di vita, sono un bacino, sono un tesoro di intelligenze che non intercettate rifluiscono nella tifoseria e si perde una possibilità di arricchimento della società. Io l'ho potuto provare questo da Perduto Felice, dove i ragazzi sarebbero finiti nella manovalanza, ma con l'intervento culturale abbiamo rovesciato la situazione. Non devo essere più lì a portare il grande chitarrista che mi esegue meravigliosamente un brano di Segovia, ma devono essere loro a diventare chitarristi, non uno, due, dieci, cento, mille chitarristi. E allora vedete che le politiche culturali vanno reimpostate, perché dobbiamo intenderci su queste cose, altrimenti ci accontentiamo di aver fatto suonare i Brahms a Piazza Gasparri. Amiche, allora bisogna rovesciare, e così potrei parlare delle politiche urbanistiche. Si fa, certamente Paolo dice stop all'espansione, perché questa espansione edilizia non soltanto è edilmente è nefasta perché, per tanti motivi, ma rovina la città, l'URBS la rovina. Però noi dobbiamo ricostituire e pensare che uno stop alle politiche di espansione edilizia comportano un ripescaggio della manodopera, una riconversione del lavoro, altrimenti si crea un vuoto impressionante. E allora ecco, vedete che ricostituire un patrimonio nuovo e al quale aggiungiamo alternativo che non soggiaccia più alle regole del profitto è un'impresa che non si fa in un mese e può avere un suo valore nella misura in cui è corale. E allora ecco, il laboratorio della città che oggi noi abbiamo frequentato
spazio che ci è, in cui noi possiamo ritracciare questo contenuto che dobbiamo fare, dal quale certo scaturisce il problema del soggetto che dovrà scaturire. Quindi la proposta di Antonio, ad esempio, sulla quale secondo me stamattina ci si è poco soffermati, perché Antonio, quando dice rivalutare la democrazia diretta, non dice una cosa giusto per dirla, perché significa che un regime che in questi 60 anni di democrazia si è assestato e si è appiattito sulla democrazia rappresentata, una democrazia rappresentata che oggi è in fase di decomposizione, e quando un cadavere si decompone non è che finisce tutto, lascia circolare nel corpo sociale le tossine, e questo è il tempo delle tossine, perché il cadavere è vero che si sta decomponendo, ma noi ci troviamo nel tempo delle tossine che agiscono in tutti i sensi, in tutti i settori. E allora il problema è, quando Antonio dice democrazia diretta, significa che questo sistema che in decenni si è appiattito e accartocciato sulla rappresentanza, che ha combinato guai che noi viviamo oggi, ebbene questo sistema deve essere riequilibrato e ridare un ruolo alla democrazia diretta. Ma nel momento in cui io dico che ridare un ruolo alla democrazia diretta, io devo mettere allo studio, e noi dobbiamo pensare a creare tutto quel sistema di pesi e contrappesi, perché la democrazia diretta è vero che è un'espressione non perfetta della democrazia, ma è una grande espressione della democrazia. Però sappiamo dalla storia che nelle democrazie dirette si sono compiuti anche dei delitti innominabili. E allora dobbiamo pensare, nel momento in cui gettiamo sul tavolo un argomento del genere, bisogna che noi lo approfondiamo, lo analizziamo punto per punto, perché si possano evitare quelle deviazioni che hanno seminato nella storia dei disastri. Io mi ricollego a quanto diceva Enzo Scandurra, quanto diceva: noi dobbiamo creare qualche cosa che sia discontinuo a quello che c'è. Sì, discontinuo, anche perché la discontinuità non è dalle origini, perché nelle origini noi troviamo una risorsa. La discontinuità è dalla degenerazione, da quelle origini che si è verificata in questi anni. Lì bisogna essere chiari: discontinuità, noi non vogliamo niente a che fare. E creare un nuovo personale della politica non è una cosa che si improvvisa. Alle prossime elezioni mettiamo facce nuove, ma può essere facce nuove, ma i contenuti? Quando penso al ragazzetto di Firenze, io mi vengo in mente. E allora mi ricordo le parole che diceva Scandurra. C'era un profeta nella Bibbia, Geremia, le cui lamentazioni sono celebri, tanto che oggi per antonomasia diciamo di Geremia. E passava nella città e lamentava del disastro di questa città che aveva, e gli dicevano: ma che vai facendo, insomma, l'uccello del malaugurio? E lui rispondeva: io sono stato mandato per distruggere e spiantare, sono stato mandato per costruire e ripiantare. Questa è la prospettiva profetica che forse in un'assemblea laica bisogna che ritorni. Hannah Arendt diceva: la sedia del profeta è vuota sul proscenio. Tutti e 200, sentiamoci su quella scena e ricostruiamo la città, sapendo bene che ricostruendo la città di Roma diamo a questa ricostruzione un valore simbolico che si proietta immediatamente nella politica e nella società italiana.